Il dottor Tullio Pozzone, il responsabile del Dipartimento delle Emergenze, logisticamente che cosa è stato allestito per l'emergenza terremoto? Beh, abbiamo fatto scattare il piano per le maxi emergenze, quindi si è riunita l'unità di crisi, come già detto il dottor Valente precedentemente, abbiamo riunito tutti i direttori di dipartimento, stiamo incominciando ad evacuare i posti letto che non sono occupati ma da persone che possono andare a casa senza problemi, abbiamo liberato 5 posti letto in rianimazione, la nostra rianimazione ha 8 posti letto, quindi con un grosso sforzo li abbiamo trasferiti in reparti ad alta intensità e contestualmente abbiamo anticipato l'ora di apertura dell'elisoccorso. L'elisoccorso ha un orario preciso perché dipende dal sorgere del sole, l'abbiamo anticipata di un'ora e quindi dalle 6:30 sarà disponibile l'elicottero che a quanto pare, o perlomeno dalle notizie che abbiamo, probabilmente sarà uno dei pochi mezzi che potrà raggiungere facilmente Amatrice. E di tutto questo è informata la Protezione Civile, quindi siamo a disposizione della Protezione Civile per quanto riguarda anche l'attività di risoccorso. Nel frattempo ci è arrivata già una prima ferita da Amatrice. L'ambulanza di Montereale, del 118 di Montereale, è riuscita a raggiungere Amatrice, credo che sia stata fra le prime ambulanze ad arrivare a Amatrice, una ferita che adesso, un trauma che adesso stanno valutando nella diagnostica e poi vedremo se è il caso di operarlo o meno e di quali lesioni si tratta, che lesioni riporta. Ha detto qualcosa della situazione che c'è ad Amatrice, il ricoverato? No, assolutamente, si tratta di un trauma abbastanza serio per cui ci siamo occupati di assistere il trauma senza fare domanda. Trauma da crollo? Trauma da crollo, sì. Quante ambulanze sono a disposizione? Guardi, sono già partite dal territorio 10 ambulanze per Amatrice, poi siamo in attesa di coordinamento alla Protezione Civile perché in questa fase è la più pericolosa perché c'è la possibilità che si disperdano gli aiuti in mille rivoli e vadano dove non debbano arrivare. L'importanza è un coordinamento che sia al di sopra del centro locale e quindi siamo in attesa di disposizioni. Nel frattempo abbiamo rifornito le altre ambulanze che sono rimaste e la farmacia è stata aperta, la farmacia dell'ospedale ovviamente, per rifornire eventuali altre ambulanze che dovessero venire anche da fuori ma che dovessero ritornare un'altra volta su Amatrice. Quindi da questo punto di vista credo che abbiamo attuato tutto quello che c'era da fare. Siamo in attesa e speriamo che tutto sommato sia un'allerta superiore a quelle che poi saranno le effettive esigenze della popolazione, anche se le notizie non sono per niente buone.